tocca il suo approfondimento, il fisico, fisico-teorico, che basta una fisica teorica che si applica a una questione che non sempre abbiamo il tempo di approfondire al liceo. Pur studiando scienze naturali, e quando parlo di scienze naturali parlo della fisica, la physics iniziale, da cui poi si sono articolate tutte le altre scienze naturali e che alla fisica ritornano, a proposito di quella che è l'attualizzazione dei sistemi complessi. Studio del cervello è una delle ultime frontiere, dire della biologia limitante, è una delle ultime frontiere della ricerca scientifica a cui si applicano tutte le scienze, la fisica teorica in primis, partendo da un'analisi di quella che è la complessità di un sistema. Proprio riporse nella vostra mente sono frasi fatte: la Terra è un sistema complesso, la cellula è un sistema complesso, il cervello è un sistema complesso. Io sono felice, e non dico altro, che il dottor Gatto possa adesso spiegarvi che cosa sono i sistemi complessi. Grazie. Lo schema della presentazione. È il seguente, io vi definirò cosa sono questi sistemi complessi, parlerò di dove li avete già visti o perlomeno sentiti nominare anche se non erano chiamati così, parlerò dei primi successi di questa teoria, vedremo le applicazioni dei sistemi sociali all'epidemiologia, alla computazione quantistica e crittografia e poi infine alla biologia e al cervello, che è quello sul quale ho lavorato io. Siete abituati, la complessità è utilizzata per qualunque cosa. Come potete vedere abbiamo giochi che sono considerati complicati, complessi. Abbiamo equazioni, le equazioni di Maxwell che descrivono il campo elettromagnetico. Per chiunque sono complesse da risolvere tutto, ma questi non sono sistemi complessi. Queste qui rientrano in qualcosa che è complicato risolvere, ma che lo sappiamo fare con tecniche molto ben precise. Mentre invece cosa sono questi sistemi complessi? Allora, sono, è una teoria scientifica, la complessità, che si applica a sistemi che hanno un comportamento emergente, ovvero se noi studiamo i singoli elementi che costituiscono questo nostro sistema, non siamo in grado di prevedere determinate dinamiche che invece il sistema nel suo intero va a mostrare. Cosa vuol dire? Cosa sono queste dinamiche estese che noi andiamo a visualizzare sul sistema nel suo complesso, ma che non riusciamo a identificare dai singoli elementi? Qui ne avete una serie di esempi. Abbiamo gli stormi degli uccelli, sono sicuramente uno dei più scenografici che si possono vedere, ma come le sardine nell'oceano, alcune forme sulla cellula, le forme che lasciano nel deserto, le dune e tutto. Riconosciamo dei pattern, ovvero degli schemi sul sistema globale che non possiamo individuare se andiamo a studiare il moto della singola particella di sabbia, del singolo uccello nello stormo o cose così. Sono proprio cose che noi non riusciamo a prevedere, che però sulla dinamica globale creano un certo tipo di regolarità. In letteratura sono nati a metà del secolo scorso con un grande scrittore, Isaac Asimov, che ha creato esattamente quello che è la fantascienza moderna in un modo molto particolare. E cos'è che caratterizzava lui? In questo ciclo delle fondazioni un matematico, guarda caso,
ha creato una teoria che si chiama psicostoria e che sulla base di tutto, di tutti gli avvenimenti precedenti nella storia dell'umanità all'interno della galassia che caratterizza il suo romanzo, riusciva a prevedere qual era il futuro del genere umano utilizzando equazioni e probabilità. Questo non è nient'altro che quello che in piccolo stiamo facendo oggi, quindi ha previsto la nascita dei sistemi complessi scrivendo un libro di fantascienza. Non doveva essere presente un numero di intelligenze non umane, quindi in quel caso, essendo che parlava di una galassia intera, considerava anche gli alieni. Nel nostro caso, quello che non potrebbe funzionare sarebbe se piano piano creiamo un'intelligenza robotica, un'intelligenza artificiale, a quel punto una teoria di questo tipo non funzionerebbe più. Noi com'è che lo facciamo? Lo applichiamo in tutti quei sistemi dove abbiamo tantissimi elementi, non è per forza solo i sistemi sociali, non arriviamo a quello che in questo libro veniva definito il numero di decine di miliardi di soggetti, ma comunque anche nei nostri sistemi sociali, infatti non abbiamo quelle previsioni così accurate del 99% come nel libro di previsione corretta del futuro. Però riusciamo a prevedere determinate decisioni che la gente va a prendere grazie a tutti i dati che abbiamo disponibili nei social network e in tutte le altre programmi e applicazioni online. In cui presenta un'intelligenza artificiale che crea determinate situazioni all'interno del libro. Quindi questo è un altro comunque autore contemporaneo abbastanza conosciuto che è andato a prendere delle idee da quello che è l'attuale mondo scientifico, Nanders, dove l'eroe è un matematico che applicava le teoria dei sistemi complessi, esattamente, teoria delle reti, per aiutare il fratello nella criminologia dell'FBI, quindi a identificare i killer piuttosto che gli attentatori e via dicendo. Quanto c'è di reale in quel telefilm? Molto. In realtà c'erano due matematici che facevano da consulenti e uno dei due è capo del dipartimento di matematica del Caltech in California e ha lavorato per diversi anni per l'NSA americana e quindi lotta al terrorismo in America. Quello che nel film faceva un caso tipico è quello che viene chiamato oggigiorno profiling geografico, ovvero partendo da dove un determinato killer aveva agito, riuscire a identificare una sua zona, dove una comfort zone dove lui viveva. Questo compariva nel telefilm. La prima domanda mia personale, ma è vero, cioè, si può fare veramente una cosa così? In realtà è nato da un caso, l'hanno utilizzato, ma è un caso vero. Questa formula creata da un agente della polizia, Rosmo, che però era anche un matematico, quindi ha fatto il dottorato. Il suo dottorato di ricerca l'ha fatto all'interno della polizia, ha creato questa formula che è una formula probabilistica che ci dà esattamente le informazioni su dove è più probabile che viva o meno il nostro killer in base ai punti dove lui si è andato a colpire. Bull, dove sembra incredibile, ma vanno a prevedere cosa una giuria in un processo deciderà in base a un'enormità di dati che hanno, quindi alle loro reazioni, creano una giuria specchio e riescono a spostare come vogliono loro le idee delle persone. Anche qui si può fare, non si può fare. Diciamo che avere a disposizione la tecnologia che hanno nel telefilm sarebbe bello, però
le elezioni di Trump, prima ancora quelle di Obama in America, le stesse elezioni a Torino, la Brexit nel Regno Unito, sono tutte situazioni in cui questo tipo di sistemi complessi sono stati applicati da giornalisti piuttosto che addetti stampa e anche consiglieri dei vari candidati, per andare a cambiare proprio le nostre tipi di decisioni, il modo in cui vedevamo il candidato, e quindi spostare una grossa fetta della popolazione a votare per uno invece che per l'altro. Quindi non c'è magia, non c'è nient'altro, però immaginatevi di fare, lui è molto bravo, ci riesce osservando, ma immaginate di avere a disposizione la tecnologia non ci dà solo informazioni sulle sue mimiche facciali, ma gli puoi mettere uno dei braccialetti elettronici che abbiamo oggi, che ti dà informazioni sul suo battito cardiaco, sulla pressione sanguigna, tutte quelle cose sono indicatori nelle mani di uno scienziato, sono dati che possono permetterti di prevedere esattamente cosa sta facendo quella persona. Queste teorie che si basano tutte su una possibilità, i sistemi complessi li possiamo tutti rappresentare come una rete. Cosa vuol dire? Abbiamo i soggetti in esame che sono nodi, e vengono collegati gli uni agli altri in base a determinate azioni che decidiamo noi. Quindi la rete la costruiamo noi e in base a come lo facciamo cambia tanto. Nel senso che possiamo capire di tutto oppure tutto il contrario e sbagliare completamente in base a come abbiamo deciso di mappare noi la rete. Quindi ovviamente se io collego insieme tutti quelli che si chiamano Mario nel mondo, bravo, ho creato una rete, ma non so quanto possa essermi utile. Però se noi andiamo a mappare, in questo caso, la rete di amicizie di Saddam Hussein prima degli attentati, quelle erano persone che lui conosceva. Poi è sparito dalla faccia della terra, però è altamente probabile che in qualche modo contatti con i suoi amici di infanzia e amici fino al giorno prima che diventasse un esponente di Al-Qaeda fossero ancora in contatto con lui. Allora, cosa hanno fatto? Hanno mappato la rete di questi amici di Saddam, e dalla rete è comparso che c'erano tre persone, una, due, tre, che erano particolarmente centrali, quindi risultava che tutti gli altri amici che trovavano comunicavano con questi per rifornimenti di cibo, non di armi, ok, non era ancora così evidente, però comunque per incontri piuttosto che appunto spesa, perché in genere alimentari comunque sono importanti per chiunque, anche per chi si nasconde, hanno identificato queste tre persone che erano praticamente tutte le informazioni degli altri passavano attraverso loro, quindi queste tre persone erano quelle che sicuramente facevano da schermo per Saddam. E cosa hanno fatto? Beh, due di questi erano morti quando hanno scoperto questa rete, però uno di questi no, l'hanno semplicemente prelevato e fatto parlare, così hanno scoperto il nascondiglio di Saddam. Questo è un modo per applicare la teoria delle reti. La teoria ci dà livelli di come funzionano le connessioni, di conseguenza possono comparire determinati nodi che sono più importanti degli altri. Questi in gergo vengono chiamati hub, e quelli sono i nodi estremamente importanti per il funzionamento della rete. Mostra quindi le capacità di questa teoria, la resa pubblica a livello mondiale, la resa importante a livello mondiale, da quel momento tutti hanno cominciato a creare reti per qualunque cosa e a fare simulazioni. Questo ha portato un grosso passo in avanti in tantissimi campi. Quella più moderna adesso è proprio l'intera rete di Al-Qaeda, e man mano vengono indicati quelli uccisi e no, e ovviamente andare a colpire un singolo elemento della rete
Se un elemento morto marginale, la rete non cambia, continua a funzionare perché gli hai tolto semplicemente un peso, ma se vai a colpire degli elementi come gli hub, a quel punto la rete va modificata totalmente, quindi tutto quello che hai fatto prima, una volta che hai colpito uno di quegli hub, la cancelli e ricominci a mappare la rete, perché non tutte le dinamiche cambiano. E questo rende anche molto complicato lavorare. Io ho fatto elettrotecnica automazione, la rete elettrica degli Stati Uniti. Anche la rete elettrica ha i suoi hub, quindi le centrali particolarmente importanti, quelle con più energia, quelle da dove passano i collegamenti per le città e tutto. Fatto sta che se salta una di queste centrali sovraccarica tutto il sistema e, come potete vedere nelle immagini di destra, metà Stati Uniti resta al buio. Questo è un problema del tipo di rete, di come si creano le reti, ed è una caratteristica non solo delle reti artificiali create dall'uomo, ma anche delle reti naturali. Abbiamo tre tipologie di reti: quella che sono reti totalmente istruite, complete, in cui nessun nodo è più importante degli altri, che quindi il passaggio delle informazioni al suo interno è abbastanza lento, ma le rende molto forti ad attacchi esterni. Invece abbiamo le reti molto centralizzate come questa, dove sì, se colpiamo i nodi a caso e quindi è probabilissimo che ne becchiamo uno di quelli che non contano, non succede nulla. Però se noi vogliamo fare un attacco mirato e andiamo a togliergli il nodo centrale che collega tutti gli altri, la rete salta per aria. Come poteva essere previsto? Ecco, intanto, come potete vedere, la rappresentazione tramite rete in tanti casi è completamente incomprensibile. In questo caso è uno di quelli, però non mi interessava adesso farvi vedere nel dettaglio quali sono i nodi principali, ma più che altro cosa c'era all'interno. E qui potevi prevedere, la Brexit è stata una sorpresa per la politica del Regno Unito. Tutti erano convinti che dai sondaggi avrebbe vinto restare all'interno. Peccato che questa rete mostra come tutti i principali mezzi di informazione, media e BBC e tutti i telegiornali e cose così, appartenevano a questo gruppo che stranamente andava a intervistare esclusivamente gli appartenenti a questo gruppo. E quindi era ovvio che l'80% delle persone a cui chiedevano, no, restiamo. Peccato che c'era tutta questa parte della popolazione che non era interessata dalle interviste di questi principali sistemi di informazione, che la pensava diversamente. Quindi, avessero mappato questa rete, si sarebbero accorti in anticipo che quello che loro prevedevano era assolutamente sbagliato. Trump ci ha giocato molto su questo, perché lui aveva i consiglieri che mappavano le reti, e anche lì tutti convinti Clinton, i sondaggi danno Clinton favorito, e poi i risultati abbiamo visto che erano esattamente l'opposto, perché anche lì tutti i mezzi di informazione che tenevano per lei andavano a parlare con le persone che tenevano per lei. Facile, abbiamo il 100% di persone che voteranno lei. Peccato che se andiamo a identificare quali sono i gruppi di persone che non sono da quella parte, troviamo tutta la rete delle persone che invece tenevano per Trump. Mappando questa rete, vediamo che ci sono tutta questa fascia di popolazione che in realtà comunica sia con una parte che con l'altra, quindi la possiamo identificare come persone indecise o comunque persone aperte ad ascoltare tutte le varie campagne. Cosa è successo? Che una volta identificata la popolazione, questi sono tutti i dati di Twitter, di
le persone ritwittavano i commenti piuttosto che parti delle campagne elettorali. Mappandola, noi andiamo a identificare quali sono questi soggetti e andiamo a capire, visto che Twitter comunque ci dà tante altre informazioni, andiamo a capire di quale parte sociale loro appartengono, qual è il loro lavoro, quali sono le loro idee, e hanno adattato la campagna di Trump per andare a convincere esattamente tutta questa fascia di popolazione. A quel punto tutti gli indecisi sono andati a votare per Trump e quello ha sfalsato in modo a favore di Trump e a favore da Clinton molto le votazioni negli Stati Uniti. Quindi questo è vero che tutti noi abbiamo il libero arbitrio, però è vero che in base alle nostre scelte e in base a quello di cui noi ci lamentiamo è molto facile prevedere che un determinato commento da parte del candidato presidente ci farà passare da lui, perché se va proprio nella sua campagna a dire no, io cambierò questo, questo e quello, che è proprio quello di cui io mi sono lamentato su internet per 2 mesi precedenti, è ovvio che noi cambieremo anche le nostre idee. Questo gruppo più piccolo è formato da membri importanti all'interno della campagna elettorale di Trump. E notiamo che questi membri parlano con tutti gli altri, però ancora così c'è difficile tirare fuori qualche informazione utile, perché poi il nostro scopo è quello di tirare fuori informazioni utili per la ricerca, piuttosto che in questo caso per le campagne elettorali. Allora cosa vai fare? Vai togliere ancora altri collegamenti, altri nodi. Ti compaiono proprio quelli che sono quelle persone fondamentali, quindi compaiono quelli tramite all'interno di un gruppo tutte le persone che sono particolarmente importanti e che quindi se io do un'informazione, faccio arrivare un'informazione a una di queste persone, questa informazione viene molto velocemente ripartita su tutto il gruppo e quindi raggiungo un numero elevato di cittadini solo perché sono riuscito a far arrivare le informazioni alle persone giuste. Che ormai sono sulla bocca di tutti perché noi lasciamo tutto questo quantità di informazioni. Ecco, per darvi un'idea, questo è di 3 anni fa di Mario Rasetti, professore emerito del Politecnico, che ha creato un'istituzione qui a Torino che è l'Easy Foundation, l'Institute for Scientific Interchange, che è modellizzato sul funzionamento dell'istituto di Princeton, perché erano lui e Tullio Recce, erano due fisici di Torino che hanno lavorato a Princeton 6 mesi all'anno e 6 mesi all'anno lavoravano a Torino, e siccome là le cose funzionavano c'era un istituto che lavorava in modo indipendente dall'università, in modo indipendente dalle sovvenzioni statali, hanno detto ne creiamo uno anche a Torino. Questo istituto a Torino si è specializzato nei sistemi complessi e loro si autofinanziano prendendo le commissioni dai governi esteri, dalle aziende italiane ed estere che hanno bisogno. L'azienda dice noi abbiamo questo problema, loro lo analizzano e gli trovano le migliori soluzioni disponibili per quel problema. In una conferenza alla quale ho assistito diceva che noi produciamo ormai un numero di Avogadro di dati al giorno, quindi è come se stessimo ricoprendo l'intero mondo con un altro mondo fatto di dati, un mondo digitale. Questi dati com'è che ci aiutano e dov'è che li lasciamo? Noi lasciamo qualunque nostra azione da un pagamento semplice di un caffè al mattino. Ormai c'è tantissima gente, se andate a Milano non esistono più le monete, ma esistono solamente più gli orologi che passi sopra la cassa e paghi il caffè così. Tutto questo lascia tracce digitali e questa è la minore che facciamo. La frase che voi scrivete nel tweet è questa. Questa è la codifica del tweet che avete scritto. Queste sono tutte le informazioni in più nel momento in cui lo inviate che state dando a Twitter. Quindi sono posizione geografica di dove siete, perché avete la posizione attiva sul cellulare probabilmente, o sul computer, o comunque l'indirizzo IP del computer.
che avete utilizzato, date informazioni sulla vostra rete di amici, le persone che retweetano voi lasciano una traccia del fatto che comunque erano interessate a quello che voi avete scritto, e quindi voi ogni tweet che si mette su Twitter lasciate questa quantità di informazioni, che nelle mani giuste, le persone giuste, sono oro. In fisica, in matematica, tutto funziona se ci sono dati. Quando non ci sono dati non sapete assolutamente che cosa fare, iniziate a inventare cose a caso. Ma con i dati, a quel punto avete una risorsa infinita, e questi dati che vengono generati, siccome sono un quantitativo enorme, quello è proprio una risorsa per noi fantastica. Ovviamente poi bisogna trovare dei sistemi per analizzarli. Come vedevamo prima, la rete mappata così, non, senza che poi ci vai a fare delle azioni sopra, non capivi nulla. E questo è quello che ha reso la scienza odierna molto interconnessa. Biologi, molto vecchio, fino alla fine degli anni 90, la biologia, la fisica, la matematica assolutamente non si parlavano. Guai a voi se andavate a provare a parlare a un biologo di applicare qualcosa che si applicava in fisica e viceversa. Poi cosa è successo? Che negli anni 2000 c'è stata la rivoluzione genomica. Sono riusciti finalmente a mappare l'intero genoma umano. E quello ha cambiato, perché si sono resi conto che il genoma forniva una quantità di informazioni e di dati enorme, e i biologi non avevano gli strumenti matematici che hanno i matematici e i fisici per analizzarli, e quindi erano totalmente spaesati da questa moltitudine di informazioni. E quello ha permesso di identificare delle aree comuni di interesse. Quindi io fisico ho applicato teorie di probabilità in meccanica statistica per le particelle, per la diffusione di un gas all'interno di una stanza, e mi rendo conto che in realtà le stesse idee statistiche posso applicare per i dati del genoma, e quindi aiutare i biologi a scoprire determinate cose che non erano in grado, perché sono sommerse dalle informazioni. Quindi è come se voi steste annegando nelle informazioni, lì dentro c'è effettivamente quello che volete sapere, quello che vi serve per risolvere il problema dei tumori, delle malattie neurodegenerative, per una campagna elettorale, ma tu ne sei totalmente sommerso. Se non hai gli strumenti matematici adatti ad analizzarlo, non sai assolutamente da che parte cominciare. Un'altra cosa, che i sistemi complessi in due vie, quindi l'identificazione delle reti per sapere dove cercare le persone e il machine learning o intelligenza artificiale, poi andremo a capire bene qual è la differenza tra uno e l'altro, ci permettono il riconoscimento facciale. Quindi telecamere nel disseminato il mondo ormai, poi gente che si fa i selfie e quindi compaiono altre persone che in quella foto non dovevano comparire, cose così, messe online e a disposizione dell'FBI per rintracciare persone che sono al loro interno del sistema dei ricercati utilizzando il riconoscimento facciale. Adesso lo usate anche per sbloccare gli iPhone, quindi. Un altro mondo dove vengono applicati i sistemi complessi sono nella vendita online. Amazon ha un programma di machine learning, come ce l'ha Google, come ce l'hanno tutti i grandi sistemi online e siti web, che man mano che voi acquistate cose su Amazon crea un vostro profilo di acquisti, e di conseguenza sceglie la pubblicità che vi fa uscire di altri oggetti che possono interessarvi. Non solo, ma siccome sono collegati a Facebook, identificano anche i vostri amici, e di conseguenza capiscono a quale gruppo di amici appartenete, e loro dicono: beh, il tuo amico, che quindi avrà dell'affinità con te perché siete amici, ha comprato questo, beh, te lo faccio uscire in pubblicità perché magari può interessare anche a te. Questo non è che lo fa una persona volontariamente, sono proprio dei sistemi che sono stati creati di apprendimento non controllato, quindi machine learning, sono dei programmi che imparano da soli. Loro gli dai in ingresso una mole di dati
e riescono a identificare degli schemi che hanno sono impossibili da identificare. Quindi tante volte succede che noi creiamo il programma di machine learning che è una scatola nera. In ingresso noi gli diamo i dati, in uscita lui ci dà una risposta. Noi non abbiamo idea di come ci sia arrivato, perché utilizza uno schema diverso di modo di arrivare a quella risposta, che non è il nostro metodo logico, biologico del nostro cervello, ma è un altro metodo. Si è creata una rete e quindi succede che poi c'è una squadra di ingegneri informatici e fisici che una volta che hanno il programma appreso ed è in grado di separare esattamente dei gruppi e identificare determinati schemi che noi non riuscivamo a identificare con i metodi tradizionali, con i metodi analitici, allora prendi un'intera squadra di ricerca e la metti lì a sezionare quel programma, perché si è costruito da solo, quindi i collegamenti interni se li è autoprogrammati, e vai a capire che diamine è riuscito a fare, perché è riuscito a identificare quello, e quindi qual è il modello che lui è riuscito a identificare che noi non riuscivamo a creare. Particolarmente importanti. Altre informazioni che date, e questo ritorniamo all'inizio al profiling geografico, è costano tanto le assicurazioni dell'auto. Ci propongono di abbassare notevolmente il costo dell'assicurazione mettendo una black box all'interno della macchina per loro identificare il rischio. Noi usiamo la macchina sempre in stradine sperdute, ci abbassano tranquillamente l'assicurazione di tanto, perché tanto le probabilità di un incidente al massimo per un ciabiatto, ma... invece se le uso all'interno di una città costantemente, le probabilità di incidente che a sfavore, perché magari mi vedono che passo costantemente col rosso, aumentano e di conseguenza loro aumentano l'assicurazione che noi dobbiamo pagare annualmente. Ma questo il problema è che è tutto GPS, quindi ci dà una mappatura costante di dove siete, cioè di dov'è la vostra auto perlomeno, e quindi del traffico. Su questo noi possiamo fare studi molto simpatici identificando il flusso stradale come nient'altro che il flusso di un fiume, di un liquido, e di conseguenza di nuovo la fisica che entra nei sistemi sociali, perché se io riesco a rappresentare lo stesso tipo di sistema, noi per la fluidodinamica abbiamo già creato un enorme database di equazioni che descrivono tutto all'interno di un fiume. Lo applichiamo lì e otteniamo un notevole incremento di informazioni riguardo agli ingorghi, a come si formano, a come riuscire a farli defluire e tutto il resto. Se noi mettiamo un algoritmo in grado di identificare segnali, sintomi di infarti, e voi date sempre i dati sui vostri, sul vostro attività cardiaca, l'algoritmo di machine learning, come riuscite a identificare degli schemi in altre situazioni che noi non riusciamo a trovare, magari riesce a identificare dei sintomi che noi non vediamo, ma che all'interno dell'attività cardiaca sono invece evidenti, e li riesce a raggruppare in sintomi dell'infarto, e quindi puoi fare anche diagnosi preventiva di attacchi cardiaci o di tumori o di tutto il resto. Quello che potete fare con i dati a disposizione è veramente infinito. Sul sito di Wikipedia, cioè sulla pagina di Wikipedia, che risponde a sintomi dell'influenza, si sono resi conto che oggi c'è stato un picco di persone che hanno in una determinata area che ha cercato sintomi sull'influenza. Due giorni dopo sono usciti i dati ISTAT delle persone malate di influenza che sono andate a comprare farmaci legati all'influenza in quell'area, e i picchi combaciavano perfettamente. Quindi solo che voi lo siete riusciti a saperlo in modo istantaneo. Poi perché la gente debba cercare sintomi dell'influenza su Wikipedia quando sta notizia o cose così, non lo so. Però in ogni caso lo fa, e quelle sono informazioni che possono essere utili.
per l'influenza non è così importante, però se quello che hai cercato sono sintomi diversi che sono legati invece a pandemie di alcuni tipi di malattie molto importanti, questo darvi due giorni di preavviso sull'espandersi di questa epidemia può fare molto la differenza sul riuscire a contenerla in una determinata area o farla diffondere per tutta la città. Andate a creare è un modello di diffusione, queste vengono creati sui modelli di diffusione di, dei gas. Noi abbiamo studiato la diffusione di particelle di gas all'interno di una stanza, abbiamo trovato, siamo riusciti a modellizzarlo bene, allora abbiamo applicato la stessa teoria con delle modifiche anche ai casi delle epidemie. Come potete vedere ci sono tre equazioni diverse, perché noi abbiamo in realtà tre diffusioni. Abbiamo i suscettibili che possono essere infettati, abbiamo la diffusione dell'infezione e abbiamo poi la diffusione più lenta dietro di quelli che guariscono. E quindi va tenuto conto di tutto in queste nostre ricerche. Decidere quale spostamento nell'alfabeto utilizzare e poi quindi andare a sostituire la lettera A con la D, la D con la E e via dicendo. Quanto può essere importante saper criptare bene o meno i dati? Beh, nella storia è successo tipo la regina di Scozia Maria Stuarda, che per non aver criptato in un modo abbastanza sicuro i dati è stata uccisa su decreto della regina Elisabetta perché stava cooperando con qualcuno che voleva destituire la regina Elisabetta per mettere a capo dell'Inghilterra Maria Stuarda. Lei utilizzava un cifrario che non era quello di Cesare, ma era molto simile, nel senso che utilizzavano dei bastoni, avvolgevano il messaggio, spostavano su con l'alfabeto, spostavano le lettere, però era sempre un'evoluzione abbastanza facile da risolvere del cifrario di Cesare. E per dirvene una, se il cifrario di Cesare oggigiorno i nostri computer te lo risolvono in meno di un secondo, riescono a identificare tutte le possibilità e quindi ti trovano il messaggio. Poi l'evoluzione della crittografia, per tenere nascosti i messaggi era sempre più importante. Arriviamo alla seconda guerra mondiale, arriviamo a Enigma. E qualcuno ha creato Enigma, che funzionava in un modo abbastanza complicato, aveva quattro rotori, quindi veniva cambiato quattro volte la lettera, poi tornava indietro, ripassava attraverso i rotori e dava in uscita di... E la disposizione dei rotori iniziale crea lo schema per qual è la chiave di cifratura, e ogni giorno veniva cambiato. Però è bastato per Alan Turing creare... l'antenato del computer, sì, non era propriamente compatto il computer, non era così potente, però è stato il primo passo per l'invenzione del computer. Quindi l'importanza di nascondere, di creare codici segreti, l'importanza di scoprire questi segreti ha portato all'evoluzione del computer che adesso tutti noi oggi utilizziamo per qualsiasi cosa. Questi computer avevano un milionesimo della potenza che ha il vostro cellulare oggi. We'll be right back.
mondo per tutta la biologia moderna. E perché è così importante? Perché le proteine sono quelle responsabili di tutto il funzionamento della cellula, di tutto il nostro corpo umano e tutta la natura. Cosa succede? Che quando si rompe qualcosa all'interno del processo che va a creare le proteine, si creano i tumori. E quindi identificare quali sono le proteine che non funzionano all'interno della rete di collegamento può essere così importante da poi fare un'azione molto precisa e andare a togliere quelle lì e a rimettere quella che doveva esserci. E quello potrebbe permettere di sconfiggere i tumori in un modo sano, senza grossi problemi, perché quello che si utilizza oggi vi bombardano con elementi radioattivi. Sì, c'è la curva di Bright che dice che l'energia viene massimizzata solamente in quella parte rilasciata, però lì non c'è solo il tessuto del tumore, c'è anche il vostro corpo, quindi sì, funziona, ma fino a un certo punto. Invece tutta la medicina che si sta sviluppando oggi da questi collegamenti è una medicina personalizzata, che quindi viene, se riusciamo a mappare la rete intera del vostro tumore e il vostro, sappiamo come funziona, quindi scegliamo l'azione migliore per quel tipo di tumore, non per un tumore generico che poi abbiamo scoperto essere tutti diversi, perché l'evoluzione lì dentro, come avete visto, se io faccio partire la diffusione dell'epidemia invece che da Torino, da un aeroporto, il modo che si diffonde, la velocità e i posti che raggiunge sono diversi, e la stessa cosa la possiamo visualizzare all'interno di una cellula. Quindi non è detto che, anche se è nello stesso organo il tumore, sia la stessa cosa, perché i sistemi complessi, quello che è sempre stato un grosso problema, e che non li possiamo risolvere analiticamente. Quando abbiamo un sistema che la risoluzione analitica è semplice, sai che dati quei dati iniziali hai quella soluzione e basta, riesci a prevederlo senza problemi. Nei sistemi complessi le variabili sono talmente tante che è impossibile riuscire a risolvere equazioni con così tante variabili. Immaginate voi, risolvete l'equazione con una variabile e è facile. Metteteci già la seconda variabile e state già impazzendo. La terza diventa già impossibile trovare tutte le soluzioni del sistema. E la stessa cosa succede qui, solo che le variabili magari sono milioni. Perché i fisici dovrebbero incominciare a fare biologia? Adesso, vabbè, questo è solo un piccolo video sulla cellula. Su come è fatta una cellula e sulle proteine al suo interno e come viene trascritto il genoma. Il genoma è all'interno i geni sono all'interno della catena di DNA. C'è un processo abbastanza complicato di trascrizione di questi geni per creare la proteina, quindi il DNA viene stirato, viene diviso in due, viene creata la copia. E la cosa complicata, come vedremo tra un attimo, è che quando viene portata fuori adesso abbiamo l'RNA polimerasi che si occupa appunto di dividere la catena di DNA, crearne una copia e farla uscire al di fuori della cellula, dove verrà letta e saranno il loro codice, le loro istruzioni per creare la proteina. Purtroppo abbiamo scoperto che non è solo così semplice, tralasciando il fatto che già così non sarebbe stato per niente semplice. Il problema è che l'RNA non esce così intero, ma ci sono quattro step al suo interno che ne tagliano dei pezzi e poi ne rincollano. Quindi è un processo estremamente complicato. Un solo errore lì crea una proteina diversa. E capite che una cosa che succede una volta non è un problema, però se gli errori si susseguono, a quel punto si crea il vostro tumore. Quindi la creazione dei tumori è stata scoperta che è molto molto più complicata di quello che si pensasse, perché a questo punto viene letta la
il tuo RNA e viene creata la proteina. Ma se una singola base era sbagliata, come abbiamo visto, una singola variabile non perfettamente a posto dà dei risultati diversi da quelli aspettati, anche qui una singola base tagliata nel punto sbagliato e quindi non combacia con quella della proteina che vorrei creare, crea una proteina diversa. Creare una proteina diversa vuol dire creare un funzionamento sbagliato all'interno della tua cellula. Quando gli errori sono più di uno, iniziano a proliferare più gli errori che non quelli giusti e la cellula muore, o comunque gli cambia il suo funzionamento. E non rimane così bello lineare, ma crea questa struttura abbastanza orripilante, però una struttura tridimensionale. E quello che succede è che il funzionamento della proteina non dipende dalle basi, dipende dalla struttura tridimensionale. La struttura tridimensionale dipende dai legami che si creano tra le singole basi. Quindi abbiamo già tre step di successivi per il loro funzionamento. E vi dirò una cosa, prevedere quello che stanno cercando di fare adesso, che è difficilissimo, è riuscire dalla sequenza di basi, prevedere la struttura dimensionale che si andrà a creare, perché loro come hanno detto, beh, prendiamo tutte le proteine, mappiamo la struttura tridimensionale e andiamo a capire quali sono le basi e quali sono il funzionamento di quelle strutture tridimensionali. E poi la cosa difficile è capire quale struttura tridimensionale ti serve per creare un determinato, fare un certo tipo di azione e poi risalire alla base che ti serve per creare quella struttura tridimensionale. Ma le interazioni sono così tante che non è facile farlo. Quindi tutta la biologia moderna, cioè la biofisica statistica, chiamatela come preferite, sta proprio cercando di fare quello, cioè di riuscire, perché se noi abbiamo una proteina che è impazzita, cioè una cellula che è impazzita e funziona come tumore, quindi abbiamo le strutture, quindi quali sono i passaggi? Abbiamo la struttura primaria che era la sequenza lineare di basi della proteina. Fino lì non dovrebbero esserci grossi problemi. Però questo non è il risultato finale. Arriva quella che una volta che si finisce il video di creare questa, quella che è la struttura lineare, poi cosa succede? Che tutti gli altri pezzi iniziano ad avere interazioni tra di loro e creano una struttura bidimensionale che è l'alfa elica, come in questo caso, quindi ci sono dei legami a idrogeno tra gli atomi e crea questa struttura. Oppure i legami si vanno a formare in un altro modo, quindi dalla stessa sequenza di lineare abbiamo già ottenuto due strutture diverse. Ma poi si accontentano di fermarsi lì? No, purtroppo si vanno ancora a legare in altri modi con altri legami idrogeno per creare quella che è la forma tridimensionale. Ed è questa quella che conta, questa è la forma tridimensionale, è quella che caratterizza il funzionamento della proteina. E quindi il problema nostro è se noi vogliamo una proteina che attacca determinate cellule tumorali, dobbiamo riuscire a creare una struttura tridimensionale in grado di fare quell'azione. Anche ammesso di riuscire a costruirla, poi dobbiamo risalire alla sequenza di basi che dà quello. Ma i legami che ci sono tantissimi. E quindi la sfida della medicina odierna, quella personalizzata, è proprio questa. Anche a livello di rete di interazione riesce a identificare dei gruppi e quindi a dare un'informazione. Guardate che questi tumori hanno tutti una natura comune, perché si sono raggruppati insieme e di conseguenza dici loro, guardate che se mi riuscite a trovare questa forma, voi non sconfiggete un singolo tumore, ma tutto un gruppo, perché ha quelle caratteristiche. Quindi anche mappare la rete e, come dicevamo prima, riuscire a identificare determinati community, cioè quindi gruppi che sono particolarmente formati dallo stesso tipo di caratteristiche, ti dà delle informazioni estremamente importanti per mirare ancora di più la ricerca e ridurre lo spreco di energie, perché il problema è che riuscire a fare una simulazione sulla creazione di una proteina è estremamente lungo con i processori che abbiamo oggi. Quindi perdere 5 giorni di simulazione perché hai
sbagliato la sequenza, sono 5 giorni, inizi, se i tentativi che devi fare sono miliardi, diventa veramente lungo. Quindi riuscire a ridurre i posti dove possiamo fare errori è sicuramente un aiuto fondamentale. E di nuovo questo è tutto dovuto alle analisi statistiche. Passiamo a quello che dopo 2 anni di corsi in cui io ho spaziato in tutto quello che vi ho detto, li ho fatti io come corsi di... cioè ho seguito corsi su tutti questi argomenti a livello di laurea magistrale e poi con la tesi ho deciso di specializzarmi nell'ambito delle neuroscienze. Prima di passare al funzionamento del cervello e alla mia tesi, chiariamo un attimo la differenza tra cos'è l'intelligenza artificiale e il machine learning, perché sì, di film sull'intelligenza artificiale che andrà a distruggere il mondo ne conosciamo tanti, credetemi siamo lontanissimi da una situazione così, però l'intelligenza artificiale sta diventando, il machine learning e l'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più presenti nel nostro mondo. Intelligenza artificiale non intesa ancora come creiamo un cervello pari di potenzialità al nostro, ma fatto di silicio, cioè basato sul silicio come computer, però perlomeno riusciamo già a creare determinate cose. Quindi qui nel video vedete dove i programmi machine learning sono già presenti, nella scelta dei film, nell'applicazione dei film, in Amazon. E su cosa si sono creati questi programmi? Sul funzionamento del nostro cervello, perché ovviamente abbiamo creato delle reti neurali che volevano stimolare il funzionamento dei neuroni del cervello e poi hanno detto, però proviamo a farlo, per cosa è stato più facile? Proviamo a creare direttamente un'intelligenza stile bambino, una rete stile quella di un bambino che deve apprendere, poi le facciamo imparare e vediamo come l'apprendimento di una rete funziona. E quello è stata la nascita del machine learning, ovvero programmi che apprendevano da soli. Il machine learning però si basa sull'apprendimento supervisionato, ovvero vogliamo una rete che distingua, c'è un programma che riesca a distinguere tra una casa e un gatto. Cosa facciamo? Gli passiamo in continuazione immagini dove c'è una casa e un gatto e poi per tutti i primi step gli diamo la risposta giusta. Noi sappiamo dov'è, cioè che in quella immagine ci sono sia la casa che il gatto. Se il programma sbaglia noi gli diciamo no, guarda che hai sbagliato, allora lui automaticamente si va a modificare determinati parametri all'interno della sua programmazione per aggiustarsi. Una volta che l'abbiamo addestrata, l'andiamo a provare su delle immagini che noi non conosciamo la risposta e vediamo con quale percentuale ci dà la risposta poi giusta. L'intelligenza artificiale invece non si basa su quello, cioè non ha la supervisione. L'intelligenza artificiale consiste proprio nel prendere un programma e poi metterlo a fare qualcosa e deve apprendere da solo cosa deve fare. Quindi i programmi che hanno battuto il campione del mondo a scacchi e il campione del mondo di Go sono nati proprio così. Loro hanno creato il programma dove gli hanno messo le possibilità di fare le mosse, cioè gli hanno dato le regole del gioco e le mosse da fare, e poi è stato il programma da solo a perdere miliardi di volte e poi a trovare man mano a capire quali erano le strategie da fare per non perdere. L'unica cosa che sapeva è che non doveva perdere, quindi perdere per lui era una sconfitta. Qui i programmi sono sempre mirati a una singola azione, loro imparano a fare un determinato gioco, loro imparano a guidare una macchina e basta. Non è che il programma che si è specializzato nel guidare la macchina poi è in grado di risolverti le equazioni di Einstein del campo gravitazionale oppure è in grado di farti il caffè al mattino. No, i programmi vengono, l'intelligenza artificiale adesso è ancora molto molto
mirata a una singola azione oppure a un singolo campo. La cosa che è molto diversa nel nostro cervello è che il nostro cervello riesce a spaziare tutto e a prendere a fare un'infinità di cose diverse. Adesso quello che nella ricerca sul cervello si tenta di capire è se questo livello di capacità del cervello e di conseguenza di coscienza delle azioni che deve fare è il frutto solo della complessità. Quindi se noi riusciamo poi a creare una rete artificiale a livello di complessità pari a quella del cervello, otteniamo a quel punto un'intelligenza cosciente e capace di fare determinate cose, oppure se c'è qualcos'altro. Quindi adesso quello che si cerca di fare è capire questa situazione. I neuroni sono fatti come vedete in figura adesso, sono la base della nostra rete cerebrale del cervello, sono i nodi del nostro network cerebrale, ok? Tutti i singoli neuroni sono i nodi e i loro collegamenti creano una rete dinamica estremamente complicata. Il problema diverso dalla rete artificiale che noi stiamo creando è che la rete cerebrale ha un livello di connessioni inarrivabile per i nostri processori attuali. Stiamo aspettando che riescano a creare i processori quantistici per aumentare la potenza di calcolo e quindi farci arrivare a simulare un cervello umano. La cosa interessante nel cervello è che appunto le connessioni durante la crescita sono dinamiche, di conseguenza tutte quelle connessioni che vedete, tutti quei filamenti che restano liberi mentre invece gli altri sono connessi, all'inizio sono tutti collegati. Poi, man mano, durante la crescita, si fortificano determinati collegamenti e altri vanno a morire. Quindi, in tutta la vostra vita, il vostro network cerebrale continua a modificarsi, andando a potenziare determinati collegamenti e riducendone altri. Quindi il momento in cui avete il maggior numero di collegamenti è quando siete dei bambini. E man mano li va sempre a ridurre e diventa sempre una rete più specifica. Riuscire a creare una situazione così sarebbe estremamente bello, ma per il momento non ci stiamo ancora riuscendo. Capirlo, il funzionamento, come dicevamo, i sistemi complessi hanno questa caratteristica che la dinamica a scale maggiori, la dinamica all'interno del singolo elemento, quando vai a osservare il singolo elemento, sono diverse e tu non riesci a prevedere come una determinata attività di questo neurone ti provochi un'attività di tutta una parte dell'area del tuo cervello che è quella visiva magari. E sono stati creati dei nuovi microscopi a fotoni che ti permettono di osservare una sezione del cervello con risoluzione dei singoli neuroni, quindi vedi le attivazioni dei singoli neuroni facendolo in concomitanza con la risonanza magnetica, riesci a vedere sia l'attività dell'intera area che dei singoli neuroni, quindi capire, speriamo, come queste due situazioni comunicano tra loro. Un'altra cosa che ho recentemente visto è questa: stanno tentando di scrivere un dizionario del cervello, quindi perlomeno in sottorisonanza magnetica andare a far vedere un film alle persone e fargli leggere un libro e poi capire in quali parti del cervello si attivano, rispondono a una determinata parola e a una determinata immagine, e poi semplicemente guardando l'attività, dopo, una volta di aver creato questo dizionario, allora far leggere una cosa che noi non sappiamo cosa stanno leggendo o guardando, però capirlo esclusivamente dall'attività del cervello. Questo ci dà una capacità di capire quali aree vengono influenzate da determinate emozioni, da determinati comportamenti, da determinate immagini, e ci dà delle informazioni in più su come ragioniamo. E ritorniamo al discorso: se questo poi lo colleghi agli stimoli, a quel punto io posso riprogrammare voi, cioè posso farvi spostare il vostro modo di pensare come voglio io, oppure semplicemente capire le differenze tra un cervello sano e il cervello di una persona che ha una malattia neurodegenerativa,
e magari riuscire a identificarlo al nascere e quindi andare sempre di più a cercare quali sono quegli input che vanno a crearti una determinata malattia. Io proprio personalmente come lavoro di tesi. Io ho preso la cosa bella è che su internet e nel mondo della ricerca ci sono database costantemente aggiornati di dati, quindi dalle risonanze magnetiche delle persone agli elettrocefalogrammi di malattie di persone sane e di tutte le malattie neurodegenerative. Questo è un programma che ti permette di estrapolare il cervello, quindi togliere tutto quello che è osso, tutto quello che sono aree inattive, tutto il resto, e darti il cervello, come nelle maschere che vedete qua, alla fine è il cervello di quella persona. Poi il fatto è che i cervelli sono tutti diversi, quindi noi non potremo mai confrontare le attività di una persona con l'altra se prima non riusciamo a normalizzare i cervelli, perché sennò avremmo già dei dati sbagliati dovuti a questa situazione. Allora è stato creato una media su tutta la popolazione, un cervello medio, poi il programma ti va a stampare praticamente tutti i cervelli e li va a riportare di sopra. E a quel punto puoi vedere le attività. La mia ricerca è stata fatta su due set provenienti di persone sane maschi e femmine, in cui io sono andato a studiare la differenza a livello di attività cerebrale in situazioni in cui non vi era chiesto di fare nulla in particolare, quindi vi era chiesto di stare coricati all'interno della risonanza magnetica ma di non pensare a niente in particolare. E la stessa cosa è stata fatta su dati invece di una patologia, che è quella dell'autismo, utilizzando 16 soggetti maschi sani e 16 soggetti patologici, perché volevamo proprio studiare l'autismo e capire come questa andasse a cambiare l'attività cerebrale delle persone. Sulle variazioni di sangue ossigenato in determinate aree del cervello. Praticamente quando si attivano delle aree, si attivano i neuroni, loro chiedono energia, quindi chiedono ossigeno. E questo richiede un incremento in quella situazione, in quell'area di sangue ossigenato. La differenza tra sangue ossigenato e sangue deossigenato è una differenza che può, da un punto di vista magnetico, e di conseguenza noi possiamo rivelarla. Quindi anche qui ci sono errori su errori che continuiamo a fare, però non potendo entrare più nello specifico nel cervello, per adesso ci accontentiamo di quello. Questo collegamento era stato fatto da un torinese, Mosso, che aveva creato un sistema sofisticato per vedere se effettivamente l'attività cerebrale era legata a un aumento del sangue, creando questa bilancia che potete ancora vedere nel museo qui a Torino. E poi, vabbè, ovviamente lui non era riuscito a provarlo, ma aveva dato l'idea che poi si è sviluppata dopo, e quella della risonanza magnetica funzionale. E quindi voi vi coricate lì dentro, c'è questa bobina ad altissimo campo magnetico che ci permette di identificare con una risoluzione di un cubetto di un millimetro cubo l'area che viene attivata, e quelli saranno i nostri futuri nodi. Quello che vedete che succede in questa parte qui, vedete le aree blu e le aree rosse sono quelle che si attivano, oppure quelle che sono sotto funzionate, cioè è l'attivazione è il contrario dell'attivazione, e vedete come dall'interno questo coinvolga tutto il cervello,
quindi noi riusciamo a vedere anche a livello interno se si attivano delle aree interne del nostro cervello. Quindi le fibre che vedete lo otteniamo dal tensore di diffusione, quindi guardando il passaggio dell'acqua all'interno del cervello, e ci dà i collegamenti anatomici. E poi vedete che si attivano a un certo punto, quando i neuroni si attivano, vedete le attivazioni di tutta un'area rossa. Quella lì è l'attivazione dell'area, che è quella che invece viene rilevata dalla risonanza magnetica. Facendo questi studi, in quella situazione che vi dicevo, dove vi viene chiesto di non pensare a nulla, ma si verifica anche in stato di sonno e di coma, hanno identificato questo, il default mode network. So che non è una risoluzione fantastica in questa immagine, però è dinamico, non sono statici così come vedete nella foto, però sono queste aree che in situazioni in cui voi non pensate a nulla di particolare e dormite oppure siete in coma, cose così, il cervello continua ad attivare ciclicamente queste aree, e questo è comune a tutti, non solo agli uomini o alle donne, no, è comune a tutti gli esseri viventi dotati di sistema nervoso centrale, perché è stato studiato sui topi, è stato studiato sulle scimmie, e difatti l'Istituto Roveretto ha tutta una famiglia di topi dove fanno gli esperimenti, perché ovviamente con i topi riesce ad andare a effettuare determinate azioni che sull'uomo per etica non puoi fare. E quindi hanno visto che c'è comunque una correlazione tra situazioni nel cervello di un topo e quelle nell'umano, quindi noi studiamo, capiamo, facciamo i modelli sul topo e poi cerchiamo di riportarli a riprodurli sull'uomo con i dati che abbiamo. Quello che succede è che noi vogliamo studiare questa variabilità tra le persone, quindi capire a livello di resting state, cioè a livello di questo default mode network, quanto siamo diversi gli uni dagli altri. Queste sono immagini sono video che ho fatto io dell'attività, però il problema è che, come vedete, qui sarebbe bellissimo. Siamo completamente diversi, tutti diversi. Non è vero, in questa situazione abbiamo un problema che nello stato di resting state, cioè questo stato in cui non pensate a nulla, non abbiamo per tutti voi un momento uguale di attivazione. Cioè, non sappiamo in quale momento voi siete entrati in questo stato, e di conseguenza c'è il rischio che queste differenze siano dovute al fatto che vi stiamo analizzando in momenti temporali diversi di questo ciclo di attivazioni, e non nello stesso momento. Per capire questa situazione è come se voi entraste in un circuito automobilistico a gara iniziata. Vedete le auto tutte disposte lungo il circuito, ma non avete minimamente idea di chi sia in testa, di chi sia al fondo, di come sia la situazione della corsa, cose così. Quindi i vostri stati è quello che noi vediamo, non sappiamo in che momento del loro ciclo gli stati si trovano, cioè le persone si trovano. Quello che vogliamo trovare come metodo è quello di creare una set ETCAR che ricompatti tutte le attività a uno stesso istante temporale, e quindi che possiamo confrontare realmente le situazioni. Questo può essere immaginato come, quindi, due persone che cantano la stessa canzone, però di uno abbiamo preso lo spezzone da 1 minuto e 20 a 3 minuti, l'altra dall'inizio a 2 minuti, e vogliamo sincronizzarle.
non mi tirate niente dietro, ma trasformiamo le attività in uno spazio matematico fittizio dove le possiamo rappresentare con dei punti. Questo spazio matematico, cioè queste attività hanno delle caratteristiche che ci permette di rappresentarle su una sfera. Adesso io ve l'ho rappresentata in tre dimensioni, poi in realtà è un'ipersfera in n dimensioni. Purtroppo sì, la matematica è molto astratta e tante volte incomprensibile sotto certi aspetti, però si può fare. E questo ci permette di sincronizzarle. Come potete vedere, avevamo inizialmente questa situazione, i soggetti erano nello stato A e nello stato B, e poi io ho ruotato su questa sfera il soggetto B per uniformarlo alla situazione del soggetto A. Questo si traduce con aver sincronizzato proprio i picchi. Come vedete, prima in verde e il rosso, che sono il soggetto 1 e il soggetto 2 in queste situazioni, andavano proprio a caso, cioè non c'era nessun tipo di correlazione tra le attività di uno e le attività dell'altro. Dopo la sincronizzazione vediamo che i bassi si formano nello stesso momento con ancora delle differenze. Beh, quelle differenze sono quelle che proprio vogliamo studiare, ma adesso abbiamo la certezza che stiamo studiando le differenze giuste e non le differenze a caso. E quindi quelle differenze che ci sono ancora, che voi vedete, sono esattamente le differenze che noi stiamo cercando. Ora, le due canzoni quindi si trovano in questa situazione e adesso noi possiamo prendere il nostro spezzone e andarcelo a studiare. Come lo studiamo? Di nuovo con la matematica, con un'analisi che prende il nome da Procuste, che era praticamente un antico serial killer. I viandanti che si fermavano da lui praticamente li torturava, e costruendo un letto che aveva certe dimensioni, se la persona era più lunga del letto da lui costruito la tagliava, altrimenti la allungava utilizzando una ruota fino a farla combaciare perfettamente con questo letto. Matematicamente l'equivalente sono queste trasformazioni che si chiamano trasformazioni affini, in cui noi prendiamo due figure, come vedete, due triangoli che non sono paragonabili, e allora tramite traslazione, rotazione e poi stretching, quindi allungamento o riduzione, andiamo a farli combaciare. E questo ti dice sì, e poi dopo ho tutte cose che si assomigliano. Infatti a me non interessa il risultato di questa trasformazione, ma mi interessa la matrice, cioè le azioni che ho dovuto fare per rendere le due attività comparabili. Quelle azioni sono quelle che, a livello matematico, sono quelle che nascondono l'informazione sulla variabilità. Una volta che ho quelle azioni, le vado a... quelle variazioni purtroppo sono di nuovo in n dimensioni. Siccome purtroppo noi non siamo in grado di rappresentare un mondo in n dimensioni con n superiore a 3, lo andiamo a ridurre alle tre componenti principali con altri metodi matematici e lo riusciamo a rappresentare in tre dimensioni. E qui abbiamo i risultati. I risultati sono stati molto interessanti. Questa è la differenza tra uomini, donne e sani. Le donne sono questa sfera concentrica, molto concentrata, mentre gli uomini, come potete vedere, sono distribuiti tutti attorno ai pallini. Quindi la differenza tra un maschio e un altro maschio è maggiore che tra una donna e un'altra donna. Non solo, quello che notiamo da questi dati che escono fuori è che in realtà però i centri non sono diversi, quindi il funzionamento è lo stesso. Quello che cambia è appunto le differenze tra un soggetto e l'altro, quindi i maschi sono molto diversi gli uni dagli altri a livello di attività, mentre invece le femmine sono molto simili a livello di questo resting state. Se adesso noi utilizziamo un'altra trasformazione matematica, che è passare in coordinate sferiche invece che nelle coordinate cartesiane, riusciamo a distinguere effettivamente i due gruppi. Creando un programma di machine learning, lui riesce a individuare, a separare questi due gruppi, perché sono linearmente separabili, quindi è anche molto facile, ci fai passare un piano e li dividi. La cosa interessante è che poi, adesso per questo no, perché sappiamo che siamo diversi, abbiamo scoperto l'acqua calda, no? Però
un programma di machine learning appunto potrebbe identificare se da solo l'attività, senza sapere qual è il soggetto, metterlo nel gruppo dei maschi e nel gruppo dei femmine, quindi identificare il sesso. Questo non c'è molto utile, ma c'è molto utile quando passiamo a soggetti patologici affetti da autismo e soggetti sani. Come potete vedere, questa non è sottotrasformazione, questa è in coordinate cartesiane, quindi non abbiamo più le due sfere concentriche. La malattia autismo ha spostato completamente lo stato di attività in resting state del nostro paziente, cioè del nostro soggetto. Ha detto che lei ha fatto la triennale di fisica, giusto? Ma qua a Torino? Sì, qui a Torino ho fatto sia la triennale che la magistrale. In realtà, fino a 2 anni fa, la magistrale in fisica dei sistemi complessi era solo a Torino. Non c'era in nessun'altra parte d'Italia. Adesso la stanno creando, correndo un po' i ripari, anche a Trento, a Trieste, e man mano la stanno, visto che è una scienza molto nuova, la stanno un po' inserendo in altre università italiane, però la cosa è nata da Torino. Ma è tanto difficile fare la triennale oppure conviene fare ormai 5 anni? Vabbè, la triennale è obbligatoria. La laurea in fisica è divisa in 3 più 5, cioè in 3 più 2. E potete, a fine della triennale, quella in fisica quindi standard e obbligatoria, dopo potete scegliere tra le varie argomenti della fisica normale, quindi fisica teorica piuttosto che nucleare, subnucleare, ambientale, oppure sistemi complessi. Sistemi complessi, e la differenza grossa è che è un'interfacoltà, quindi non seguirete corsi solo a fisica, ma potete prenderli dal Politecnico di Torino, da matematica, da economia, perché uno degli argomenti che non ho toccato io è anche nell'economia come applicazione, e quindi la cosa bella è che vi create voi la laurea magistrale come preferite, non avete vincoli, mentre invece quella di fisica teorica ovviamente è limitata a quel numero di corsi, se non fate quel numero di corsi non vi firmano il piano carriera e di conseguenza non potete laurearvi. La triennale è fondamentale, difficile, ma come sono difficili in generale l'università, io ho imparato. Qua studiavo ma senza metterci chissà che cosa, cioè, capivo e mi piaceva e andavo avanti facilmente. Il primo anno per me è stato un massacro all'università, ho proprio avuto un bel ridimensionamento, un ritorno alla realtà. Poi da lì ho capito come studiare, se vai avanti bene, ovviamente non è una passeggiata, ma non lo sono gli argomenti toccati, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te.